Bentrovati, appuntamento qui in redazione. Mi andava di dire eccoci qua. Vabbè, non l'hai detto. Anche mi hai anticipato. Anche perché siamo qua in forma leggera. No, perché siamo ridotti noi, ridotti i campionati. Esatto. Quindi è una puntata light. Questa per chi ha problemi di colesterolo, eccetera. Pensavo di fumo proprio. No, di fumo. No, quello ci pensa Rava giù da portarci dalla Sicilia. Anche noi che non fumiamo. Non è che è andato a Praga che costa meno, a San Marino che non c'è lì. Ma sai, là ci sono contrabbando. Sì, Rava è andato. Si è già inserito nella Trinacria. Allora andiamo a vedere i campionati di prima categoria. Andiamo subito in quello un po' modenese-bolognese, che è il girone D, dove bel colpo, complimenti, del sala bolognese di Mister Dinu, che insomma, che però non era cambiato. No, è lui. Mister Dino, che era squalificato, che riesce a battere sul proprio campo, cioè in trasferta, il derby, il Persiceto 85. Persiceto 85, lo diciamo, cioè è una casualità. Intanto salutiamo Diego Bolognesi, gli auguriamo di tornare presto in pista. Un giocatore un po' dimenticato, cioè parliamone, perché ha dato tanto alla causa calcistica, compresa quella del Persiceto. Ma in tutti i suoi aspetti. In tutti gli aspetti, anche certo. Per la sua professione. Certo. Ci mette le mani in quel caso. Ci mette le mani, quindi lui ha pregiudicato la sua attività, tante cose. Quindi è l'esempio di come siano il mondo dei dilettanti. Ma un pizzico di polemica, è stato ripagato male. È stato ripagato male, ma non dal Persiceto direttamente, ma insieme ricordo il mondo del calcio, che non è molto riconoscente. Quando uno ha un problema ci si dimentica in fretta. Va bene, andiamo. Intanto il Sala batte, dicevamo, il Persiceto 85, passa in vantaggio il Persiceto con Cumani. E poi Santinami, grandissimo giocatore, Tatani, anche questi due giocatori che potrebbero giocare in categorie anche superiori, riescono a fare la partita. A capovolgere il match, appunto, con questo 2-1, innanzitutto fa morale, perché comunque vincere un derby fa sempre bene. Poi si rialza nella classifica del Sala Bolognese, perché rischiava di cadere in basso. Partita molto sentita, con tre espulsi, perché espulso Zanzani, tutti nel secondo tempo, Limongelli e Battut, quindi tutti nel secondo tempo, nel finale, quindi una partita sentita. Probabilmente c'è stato qualche sfottò fra i giocatori, vista la vittoria esterna. Anche perché al Persiceto mancava un po' due o tre del reparto difensivo, certo. Quindi ha fatto quello che poteva, diciamo così. Vabbè, Zanzani poi lo conosco bene, un mio ex compagno, l'anno scorso abbiamo giocato assieme a Corticella. Non cambia tantissimo per la classifica, che tu ce l'hai lì sotto mano. Sì, la classifica è un casino. E non cambia, alla fine a tre punti c'è il Real Modena, Montale, Persiceto che rimane appunto dietro, questi tre punti persi scende in seconda gradatoria, e la Vignolese subito dietro, che ha un punto di distacco dal Persiceto ma ha quattro dalla capolista. Continua Marchesini a fare bene, quindi possiamo vedere i risultati, ecco, aspetta, sì. Ce l'hai, dunque. Quindi un Zocca Vignolese non si è giocato, quindi Vignolese ha possibilità di accorciare ulteriormente la classifica. Ma parliamo delle bolognesi, la Castellettese che torna alla vittoria contro il Castelnuovo, una partita non facile 3-2, una partita molto combattuta, con rete finale di Gamberini che decide la gara, una partita che si era giocata soprattutto nel primo tempo con il rigore di Ferri, poi Del Carro, Maccaferri, Monteferrante, e poi nel secondo tempo il gol decisivo di Ciano Gamberini. Pensa che tre gol in 10 minuti, quindi una partita che dai toni elevati, dai fuochi d'artificio proprio. Essendo nel modenese, zona modenese, si potrebbe dire bolognese modenese, potrebbe dire dai toni, no? Perché no, Luca toni elevati. Bruttissimo. Poi abbiamo il San Faustino. Beh, aiutaci tu proprio. San Faustino che non ubriaca, è il caso di dire, la genatese, però 1-0. Sono fans di San Faustino, quindi ormai nella pagina del Facebook ho messo mi piace, quindi te lo dico. Quindi. Allora, questa genatese che adesso è traghettata da Pierino Ghetti, che è tornato in panchina, quindi è una squadra che non ha più molto da dire. C'è anche, ci sta telefonando, sono quelli di Argelato che ci hanno comunicato che non sono d'accordo, hanno ancora qualche speranza, perdono comunque di misura San Faustino, se non altro almeno se la giocano, la rete di Ferrari che arriva sul rigore nel secondo tempo chiude l'incontro
Vogliono sperare nei play out, Sergio Latese. Mai dire mai, però mi sembra abbastanza dura, perché appunto 9 punti. Chi vive sperando si sa spesso dove finisce, quindi è meglio insomma, vabbè, non dico giocare un pochino più leggeri, tanto non hai più niente da perdere, provare a fare. C'è anche da dire che comunque è una squadra formata da molti giovani, certo, quindi certo. Molti in prestito, per carità, perché comunque e poi la squadra è fatta in corsa eccetera, quindi una serie di problematiche. Andiamo a vedere il girone bolognese, invece il girone che tu lo conosci. Ma di sfuggito proprio. Parlaci di questa sconfitta del Medicina. Questa sconfitta del Medicina in un campo dove appunto era sia per noi che per loro, per il Cagliari, inguardabile, ingiocabile. E Biavati 5, così. Biavati, sì, una succursale, cos'era Biavati? No, quello che, come dire, ha stravolto la partita o il risultato sono state appunto le due palle inattive che il Cagliari ha saputo sfruttare. Noi abbiamo giocato bene, nonostante il campo, però alla fine il risultato parla a favore del Cagliari e quindi il Cagliari, spero, e comunque merita di classifica superiore e di... E secondo me a questo punto potrebbe tranquillamente togliere dei punti alle prime della classe, perché comunque si è rafforzata. Dove non molla niente il Varese Sole Luna, che... Varese Sole Luna, una squadra che spietata, è compatta, sì. Solida, una squadra che può fare la differenza e può dirla su in questo campionato. Io non me lo auguro, però comunque sta facendo bene. Nonostante il Sepelunga ha fatto una delle migliori partite del campionato. Sepelunga è tutt'altra squadra ora, quindi Sepelunga se la può giocare, tanto è vero che se la può giocare anche in chiave salvezza, mentre sembrava disperata la sua situazione fino a 3 domeniche fa, quindi è una squadra che insomma gli auguriamo, anche perché sono bravi, un bel gruppo, un buon allenatore, quindi anche qui molto giovani. Sì, molto giovani, quindi c'è una mentalità giusta per far bene. Sesto Imolese vince 2-0, squadra strana questo sesto. Beh, 2-0 si conferma, da Castel del Rio, una squadra... Si conferma la squadra dell'andata un po' doppia faccia, nel senso che la squadra che intanto fa tanti gol, però ne prende altri. Stavolta almeno non li ha presi. 2-0 secco, doppietta di Pioppo, un grande giocatore per questa categoria. Che sembrava che andasse via. Sembrava, sì, era interessato il Cagliari all'inizio stagione. No, ma anche a gennaio c'era stata una. Poi lui una ha preferito rimanere fedele a Mister Bettini, a questo gruppo che si è formato mai da tempo. Poi di questa stessa Imolese che farà il suo campionato tranquillo, senza ambizioni particolari. Lozzanese 3-1 col Carioca, una squadra non facile. Il Carioca, voi avete affrontato, sapete quant'è difficile giocare contro una squadra di Bizzani. Beh sì, perché comunque hanno la mentalità di fino al 95esimo di correre, quindi è una squadra che se non riesce a fare gol subito ti nervosisce e questa è la pecca del calcio, perché... Doppia di Steccanella, non un giocatore a caso, poi segna Zanni e poi arriva nel finale, a mezz'ora, cioè a un quarto d'ora dalla fine, il gol di Palmieri. Beh, comunque io sostengo che Lozzanese con 4 lire, perché comunque c'è da dire questo, è una squadra che è riuscita a creare la giusta dose assieme al mister Malaguti, perché è un allenatore di un gran temperamento, riesce a trasmetterlo, prendendo appunto a gennaio quei 2-3, o a fine dicembre, diciamo così, quando è aperto il mercato di riparazione, quei 2-3 tasselli dove servivano, lo stesso Steccanella risulta fondamentale, perché comunque già al terzo gol con Lozzanese. E per me è una squadra che a sto punto dirà la sua fino alla fine. Certo. Senti, quindi bravo Genova allora. Beh, è riuscito, ti ho detto, con 4 soldi a fare una un buon gruppo, perché poi dopo lui ha trovato la benzina giusta per questa squadra. Sì. Anche perché la sua è cara, l'ha presa da un'altra parte. Vabbè, insomma, quella giusta l'ha portata a Ozzano. No, quella giusta l'ha portata a Ozzano, sono d'accordo. Bravo anche Villa, quindi insomma, bravo Malaguti, quindi quelle 3-4 persone che tengono questo collante importante, legato e vincente. Beh, se consideri che in questi ultimi anni quello che è accaduto a Ozzano sembrava che poteva far chiudere baracche Burattini, invece bravi anche il settore giovanile a tenere salvo questo patrimonio, eccetera. Giusto, ecco. L'Airone, squadra è così, vince 4-3 dal Solarolo, una partita stranissima, poi L'Airone è questa, cioè vuol dire niente, ormai non sorprende più, non può dire niente di diverso. L'Airone è quella squadra che se la gioca con tutti, non aspetta il gioco degli avversari, impone il proprio gioco, poi se va bene va bene, se va male va male. Però una partita brillante, doppietta di Biagini, poi segnato Mengozzi, Mainetti, Maiardi, Cini e Fiorini. Quindi una partita ricca di episodi e ricca di occasioni. Diciamo che la vittoria dell'Airone arriva soprattutto nel secondo tempo, quando arriva il rigore di Biagini e la rete di Fiorini, che chiudono
questo incontro dove appunto si trovavano in svantaggio. Diciamo che l'airone, il suo obiettivo appunto è quello di fare una salvezza tranquilla e no? divertirsi, e quindi ha vinto, cioè il primo, primo secondo diretto messo appunto in cascina, perché avendo appunto 22 punti mentre prima ne aveva semplicemente 19, avendo il Solaro a 2 punti, certo, questa vittoria è distanziata. Solaro è una squadra strana perché comunque sembrava anche loro messi un po' maluccio, poi invece si sono ripresi. Vabbè, questa è una battuta del resto che ci sta contro una diretta concorrente, può valere un po' di più, però insomma è una squadra. Ma alla fine io confermo, è zemaniana anche nel discorso del profilo fisico, perché certo, se torna nella fase del ritorno, certo, farà più punti. Io credo che comunque sta nella mentalità dei giocatori andare in campo per stare racchiusi in 30 metri e certo, correre fino al 90. Pareggio 2-2, ricco di reti fra Praci Bubano e Piandissetta. Questo Piandissetta che vuole provare a salvarsi a tutti i costi. Guidetti ci sta provando, stanno provando anche con qualche giocatore, qualche arrivo, si cerca ancora qualche svincolato perché c'è qualche posto ancora disponibile per poter svincolare di giocatori e concorrere alla causa della salvezza di questo Piandissetta. Su un campo non facile, quello del Placci Bubano è sempre complicato. Sì, alla fine noi acquisto Missiroli, ex Medicina, con questa sua decisivo doppietta, appunto porta un pareggio, giusto? Un pareggio fondamentale. Sì, 2-2. Anche perché sì, 2-2. E rete intanto di Vici su rigore per il Piandissetta. Piandissetta che si trova due volte in vantaggio, quindi per personalità ha giocato, cioè vuol dire, se l'è giocata, sì. Anche perché in casa del Bubano non è semplice. No, infatti, è un campo difficile, campo da stretto, affrontare. Loro lo conoscono benissimo, è quasi fatto a misura per i loro movimenti, e quindi portare un punto da Bubano non buono per loro. Mentre basta una gol di Bali per vincere la partita contro il Tozzone Pedagna. Questo Tozzone Pedagna che è una squadra importante, forse non completa al 100% come rosa. Sì, pur avendo acquistato, è la squadra che ha fatto più movimenti. Sì, certo. Giorno. Però forse probabilmente servivano prima, diciamo. Adesso deve un po' amalgamarsi, eccetera. Poi vabbè, è la prima giornata dopo la sosta, quindi conta relativamente. Poi loro fanno fatica fuori casa a fare due punti. Sì. Loro è un po' come il Bubano, anzi hanno proprio orientato la loro, diciamo così, il loro campionato in casa. E il Casteldebole, io più che altro vorrei parlare di questo Bali che sembra un giocatore sottovalutato, ma quest'anno ha fatto già quello di Castel Bolognese, sì. Ha fatto già un bel po' di gol. Sì, quindi questo qua è un giocatore che giovane, tra l'altro, quindi l'ennesimo giovane del Castel Bolognese. Certo. Quindi il Casteldebole pareggia 1-1 con il Funo, in rete Gora e Riccioni. Una partita equilibrata, ben giocata. Casteldebole che rimane fra le prime della classe, sì, però, a 5 punti dalla vetta. 5 punti dalla vetta, adesso a questo punto la Vadese un po' si è allungato, sì. Quindi, però diciamo voi ne avete esempio 6, giusto? Sei. Però i campionati non si vincono, non si giocano, cioè si giocano ora ma si vincono verso le marzo, ultime 10 giornate, sì, dai. Quindi le ultime siamo 10. Ancora nei tempi però per recuperare. Non bisogna neanche cullarsi del fatto, vabbè, è presto, perché con questa filosofia la Vadese ne può giovare. Passa troppo tempo. Quindi. Bene, abbiamo finito col girone girone E, andiamo a vedere un attimo solo il girone F per dare qualche notizia delle bolognesi. Il Basca pareggia 0-0 con il Mesola, una partita dura, il Mesola è sempre una squadra difficile da affrontare. Il Galliera perde pesantemente in casa dal Gorino 3-0, ma era capolista il Gorino, quindi vuol dire alla fine è una partita che poteva prevedersi finisse in questo modo, doppietta di Paganini e reti di Finardi. Infine Galeazza che pareggia, invece blocca 1-1 la capolista Comacchio. Possiamo dire io ho detto Gorino, ma Gorino fa le prime, però il Comacchio in testa. È una partita importante, segna Gentile per il Comacchio, pareggia Neri al secondo minuto di recupero. Posso dire che per il Galeazza ci sarà un giro di ritorno, non me ne vorrà l'ex mister, perché in panchina è arrivato Felice. È arrivato Felice sì. È un grande allenatore, sì. Riesce a trasmettere al gruppo il suo credo calcistico, e l'abbiamo visto negli anni scorsi a Sant'Agostino, 12 Morelli, certo. E quindi avendo del potenziale, perché comunque beh, diciamo che Galeazza è legato a 12 Morelli, perché prima sì. Galerani, poi adesso è arrivato Felice, insomma, quindi è il processo, quindi secondo me di guida è quello. Farà un buon campionato, un buon girone di ritorno. La mia scommessa, poi magari la perderò. La squadra era completamente rifatta d'estate, quindi ci volevano anche i tempi tecnici per risolvere alcune cose. Beh, niente, questo è tutto. Vi ringraziamo della vostra attenzione. Vi diamo appuntamento
alla prossima settimana, quando partiranno finalmente, ripartiranno i campionati di seconda e terza categoria, quindi parleremo in maniera più approfondita di football 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avremo anche il ritorno di... no, non immediato di Ravani. No, tanto non aspetta, facciamo stare là. No, facciamo, è là che si mangia dei cannoli, si beve dello zibibbo, quindi lo lasciamo poltrire insieme ai suoi amori e che dire? Diamo appuntamento. Va. Sì, no, andiamo, intanto diamo gli appuntamenti. Quindi. Mi raccomando, restate con noi. No, sì. Con la E dell'emozione studiamo sulla espressione. Encantado esta canción, encontramos la verdad.